Italia Viva ha chiesto dei correttivi forti al governo su temi che interessano i cittadini, innanzitutto la scuola. I nostri ragazzi devono rientrare a scuola, il trasporto pubblico locale non sta funzionando. Lo ha chiesto per l'utilizzo delle risorse del Recovery Plan, ci vogliono dei progetti in grado di rilanciare occupazione e crescita. Lo ha chiesto per quanto riguarda la sanità, le risorse del MES vanno utilizzate perché noi abbiamo bisogno di rafforzare i nostri ospedali e la sanità sul territorio, sia per l'emergenza Covid, ma anche per le operazioni ordinarie. Tutto questo è fare l'interesse del paese, fare l'interesse dei cittadini che in questo momento stanno soffrendo. E non credo che un governo raccogliticcio con una maggioranza raccogliticcia sarà in grado di affrontare queste problematiche così urgenti, così importanti. Se hanno trovato voti di transfughi alla Mastella, prego, si accomodino. È chiaramente una possibilità della democrazia parlamentare, ma io continuo a immaginare che in questo momento ci sia bisogno di un governo solido, duraturo e con obiettivi chiari, che sono quelli che ho detto prima: sanità, trasporto pubblico, un recovery plan capace di generare occupazione.